Ciao a tutti, è la prima settimana d'ottobre e siamo qui nella splendida cornice del Lac de Courtonne. Siamo alla posta 12 e gli spot di pesca che ci interessano risultano essere particolarmente difficili. Siamo a ridosso di grosse secche, scalini e in presenza di questi troviamo spesso delle legnaie e piante sommerse. La condizione non è delle più facili, anche il clima non ci viene incontro, tira un freddissimo vento da nord. Per quanto riguarda la pasturazione, abbiamo scelto di utilizzare la solita tecnica, ovvero quella di mischiare palline riguardanti più linee, in modo tale da avere tempi di lavorazione delle esche diverse. I tre gusti di palline che ho deciso di inserire come base per la mia pasturazione sono le Coconut Ice, le Rosy Pisotonic e le Leon Bartrop Four Season. Io ho optato per le FM, le Coconut Krill e le Vampire Squid. La presenza di grosse carpe molto vecchie e molto sospettose, abbiamo deciso di utilizzare in larga parte degli inneschi bilanciati. Come opzione per quanto riguarda le pop-up ho deciso di utilizzare le Four Season e le Rosy, che fanno anche parte delle boilies della mia pastura. Le Four Season sia nel diametro del 20 che nella variante fluo del 15 in entrambe le colorazioni, quindi bianco fluo e rosa fluo. Mentre invece per quanto riguarda le pop-up a rosy ho deciso di utilizzare il diametro del 10. Un'altra bella specchiona da 18,5 kg catturata con una Rosip pop-up rilanciata da una Tigernut proprio qui nel sottoriva. Io invece ho optato per dei diametri più generosi. Ho usato delle 20 Coconut Krill, Purple Plump e Coconut Ice. Per accompagnare le nostre boilies mistra all'impasturazione abbiamo ovviamente optato per delle Tigernut precedentemente bollite. Tutte sono impreziosite dal dip omonimo che fabbrica la Mistral, che va bene sia per aromatizzare le esche in pasturazione sia per conservare quelle da innesco. Finalmente, dopo tante serate di attesa, è arrivata una big. E 29 kg, l'abbiamo presa con una Coconut Ice sbilanciata in un sottoriva
un'altra big in sessione cattunata con una purple flam bilanciata. Anche questa sessione nel leggendario Lac de Gourton si è conclusa, non è mancata qualche bella cattura e vi rinnovo il saluto, ci rivediamo la prossima settimana con un'altra puntata dedicata alla linea Mistral. Da Alberto Caligari e Fabio Guidorzi un saluto a tutti, ciao! Ciao!